Buongiorno ragazzi, 7:35, appena alzato, vi porto con me a vedere quella che è la mia routine mattutina, i miei primi 20 minuti. Avere una routine mattutina sta diventando per me molto importante. Quella che vi faccio vedere ora è la routine che mi sta accompagnando negli ultimi mesi e che sta portando grande valore nella mia vita. Mi ha già fatto sperimentare diversi benefici, come ad esempio l'aumentare la mia produttività, ridurre i livelli di stress della giornata, cosa non da poco, iniziare la giornata con il piede giusto, anche questo molto importante, e soprattutto il fatto che sono io a controllare la giornata e non la giornata a controllare me. Come molte cose nella vita, piccoli cambiamenti possono portare a grandi risultati. Allora ho deciso di condividere con voi quelli che sono i primi 20 minuti della mia mattina. E non tutta la mia mattina, perché non siamo tutti uguali e quello che funziona per me potrebbe non funzionare per voi. Però i primi 20 minuti faccio in modo di mantenerli sempre simili, perché ho sperimentato che questo mi porta ad ottenere tantissimi vantaggi poi nel resto della giornata. Innanzitutto, il primo enorme vantaggio, forse la cosa più importante che ho sperimentato di una morning routine ben definita come quella che ora vi mostro, è che ci tiene lontano da abitudini che sicuramente dobbiamo riuscire ad evitare se vogliamo iniziare la giornata nel migliore dei modi. La prima cosa di questa morning routine, infatti, non è cosa fare, ma cosa non fare. Cosa non fare, ragazzi? Prendere subito il cellulare. Questo è forse l'aspetto più difficile per la maggior parte delle persone. Se iniziate la giornata scrollando i social media, leggendo email o notizie, state già iniziandola nella vita di qualcun altro e non nella vostra. E io sinceramente voglio iniziare a decidere la mia giornata secondo i miei termini. La prima cosa che faccio, allora, dopo essermi sfilato dal letto, è quella di stiracchiarmi e riprendere possesso del mio corpo. Ogni animale lo fa, i bambini lo fanno, credetemi. Fa bene e serve per riattivarci dopo aver passato ore nel mondo dei sogni, distesi nel letto. Subito dopo scendo in cucina e inizio il mio rito di tagliare un limone, scaldare l'acqua a 40 gradi con il bollitore e bermi un bel bicchiere d'acqua tiepida col limone. Al di là di potenziali benefici di cui molti parlano, io lo faccio perché mi piace e mi fa stare bene. Se poi ha altre proprietà, ben venga. E poi passo a fare un po' di squat. Tutte le mattine mi metto in questa posizione che a mio avviso è la miglior posizione che possiamo fare da esseri umani, una posizione naturale, e devo dire che da quando lo faccio davvero sto molto meglio. Manutenzione alle articolazioni, alla muscolatura in questi 3-5 minuti in cui resto in questa posizione e mi muovo un po'. Dopo aver fatto manutenzione vado un po' a mettere in moto i muscoli, ad attivare la circolazione. Mi piace farlo con un circuito dove faccio esercizi come il plank con diverse varianti, a braccia tese, plank sugli avambracci, plank laterale, uno a mio avviso tra gli esercizi migliori per lavorare sul core, sulla postura. E poi dopo il plank vado a lavorare sulle gambe, attivare anche la parte inferiore del corpo con qualche affondo. Prendo la banda elastica e attivo la parte superiore, sempre esercizi per la postura, così come il ponte per i glutei, uno dei migliori per lavorare in estensione. Dato che la nostra vita è tutta in flessione nella maggior parte della giornata, mi piace lavorare un po' in estensione appena mi sveglio. Ale, a volte lo faccio anche 2 volte, a seconda di come mi sento e di quanto tempo ho. E subito dopo aver attivato il corpo, su a scrivere perché si va ad attivare anche la mente. E dopo essermi idratato, aver attivato il corpo,
vado ad attivare la mente e inizio a scrivere il mio diario, dove ci metto tre cose di cui sono grato, cose che mi sono successe nel giorno precedente, pensieri che mi vengono in mente appena sveglio. Scrivo tre obiettivi per la giornata, di solito uno è sportivo e riguarda l'allenamento che andrò a fare, gli altri sono lavorativi e personali. E infine butto giù idee, spunti e qualsiasi cosa mi venga in mente, come se volessi svuotare e liberare la mente. E questo mi aiuta a iniziare la giornata con un piano, con il sorriso, e mi fa sentire bene, che non è cosa da poco. Bene, vi ho fatto vedere quelli che sono i primi 20 minuti della mia mattina. Ovviamente, ragazzi, se mi scappa vado in bagno. Dopo questi 20 minuti inizia la mia giornata, quindi faccio colazione piuttosto che vado a correre o quello che è la mia vita. Però ho scelto di investire i primi 20 minuti per attivare corpo e mente nel migliore dei modi, evitando di far cose in cui mi trovavo spesso appena sveglio, come avete visto, a scrollare, a vivere la vita di qualcun altro, e devo dire che mi sto trovando davvero bene. Questa è la routine che sto sperimentando io, sono 20 minuti, vi invito a provarla già da subito, già da domani, per qualche giorno, per qualche settimana. Fatemi sapere come vi trovate e soprattutto fatemi sapere anche se avete dei consigli per migliorarla, se già avete delle vostre morning routine che stanno funzionando e che vi stanno facendo del bene, così magari andrò a provare anche qualche altro tipo di routine, andiamo a migliorare questa che sto già facendo. E io credo che questi 20 minuti siano un grande investimento, mi fanno star meglio, mi fanno partire con il piede giusto e soprattutto mi fanno iniziare la giornata già con dei compiti chiari che porto a termine in modo ottimale, e questo poi anche per il cervello innesca una serie di meccanismi utili a continuare ad essere produttivi e a portare avanti le cose nel migliore dei modi. Io, ragazzi, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale. Ho visto che in tantissimi che guardate i video non siete ancora iscritti, quindi aiutatemi a farlo crescere questo canale, perché mi sto divertendo, ci sto davvero investendo tempo, energie, non solo, e voglio portarvi sempre contenuti nuovi e belli da guardare, ma anche con spunti interessanti da mettere in pratica nelle vostre vite. Allora, iscrivetevi, mettete un mi piace, così andate a far capire all'algoritmo che questo è un video figo da far vedere in giro, e condividetelo se ne avete il piacere. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, buona morning routine.